Ciao a tutti e benvenuti in un mio nuovo video. Questo è il primo video del 2022 e vorrei mostrarvi i regali che ho ricevuto a Natale. Allora, non seguirò un ordine particolare, ma ve li mostro a seconda di come sono intorno a me posizionati. Allora, il primo regalino che voglio farvi vedere è questa lanternina che era piena di cioccolatini, c'erano anche dei soldini all'interno e quindi questo è stato il primo regalo, molto carina. Non so se la utilizzerò come lanternina, però per adesso l'ho appoggiata nella libreria. I cioccolatini ovviamente sono durati pochissimo e quindi niente, questo è stato il primo regalo. Poi ho ricevuto anche due set di Tesori d'Oriente. Il primo set è questa profumazione che io non avevo, non avevo mai neanche annusato, e è Byzantium, e il set era composto da questa pochette molto molto carina, il profumino che devo dire non è niente male, e la crema corpo che però ancora non ho aperto, così latta, molto bella. Tesori d'Oriente è sempre molto buona, ha sempre dei packaging molto molto belli. E il secondo set invece è una profumazione che conosco perché ho già il profumo che è praticamente quasi finito, ed è quello al muschio bianco. Il set era composto da appunto il profumo e il sapone solido. Poi ho ricevuto da Giulia del canale Kina Yoshimoto il calendario dell'avvento. Quest'anno ci siamo fatte a vicenda il calendario dell'avvento. Io in questo sacchettino ho tutti le caselline, ovviamente non mi ricordo cosa ho trovato in quale casellina, quindi vi mostro le cose così random come sono nel sacchetto. Allora, la prima cosa che mi viene in mano è la penna con Babbo Natale, che è bellissima. Giulia sa che io colleziono delle penne un po' strane e una penna fatta così non ce l'avevo, quindi sono felicissima di averla trovata nel calendario. Poi, altro regalo super gradito. Chi mi segue sa che io sono un'appassionata di burro cacao, e lei mi ha regalato questo lip balm del marchio Chupa Chups all'anguria, che è bellissimo tra l'altro. C'era anche un Chupa Chups in una casellina, c'era, non ve lo mostro perché non c'è più. Poi avevamo tre bustine di tè al melograno che ho già bevuto, questa è vuota, l'avevo messa nel sacchettino appunto per ricordarmi che c'erano anche queste, veramente buonissime, del marchio Pompadour. Se non l'avete provato, provateli perché sono veramente molto buone, buone, saporite, si bevono bene anche senza lo zucchero. Poi in due caselline diverse ho trovato queste posate in bambù, e quindi le forchettine e i cucchiaini sono sempre molto utili e mi piacciono perché appunto sono in bambù e quindi non in plastica. È un regalo molto molto utile che ho apprezzato davvero molto. Poi altro regalo molto carino che ancora non ho utilizzato, ho comprato gli ingredienti per fare il dolce ma ancora non l'ho fatto, è questo stampino per dolci, per sapone, per dolci, per quello che ci pare. Io in realtà credo di utilizzarlo proprio per i dolci, per fare appunto dei mini dolcetti a forma di albero di Natale, che è molto carino in silicone. Questi stampini sono sempre molto comodi. Poi ho ricevuto altra cosa utilissima, zero waste, sono i cotton fioc in bambù. In casa mia adesso utilizziamo solamente questi qua in bambù senza plastica. Questi sono del marchio no, non ve lo dico perché non so pronunciarlo, è in inglese. Comunque sono 100 pezzi e vegani. Eccoli qua, sono molto contenta di averli ricevuti perché noi in casa li utilizziamo sempre. Altra cosa molto bella che ho ricevuto è la matita per le labbra di Astra nella colorazione 06, questa è la linea, quella con il 90% naturale, Pure Beauty, ed è una colorazione molto molto bella. Non l'ho ancora utilizzata perché non sono mai uscita di casa, ho avuto un Natale un po' particolare, adesso che le feste sono finite ho fatto il vaccino quindi non sto benissimo, quindi non sono ancora uscita di casa, però molto bella. Poi ho ricevuto questo sapone naturale cocco e avena di Green Natura, che ha una profumazione
Spettacolare, ne ho sentito parlare bene di questi saponi appunto da Giulia. Non ho mai provato saponi solidi di Green Natural, ho provato solamente il sapone scrub solido che mi è piaciuto tantissimo e ve lo consiglio, però queste saponettine mai provate e sono contenta di averne ricevuta una. Poi, una cosa che mi ha fatto ridere un sacco è questa collana. Non so se è collana o braccialetto o solo collana, fatta di caramelle. Da piccola, quando ero piccola usavano un sacco. Non so, non credo di averle mai avute perché in casa mia questi generi di cose non si compravano. Non vedo l'ora di aprirla per poi mangiarla. Non l'ho aperta proprio per farvela vedere, ma anche questa farà una brutta fine. Poi, ho ricevuto degli stickers, io adoro gli stickers, tutto ciò che riguarda la cartoleria in realtà, e Giulia infatti lo sa e mi ha regalato degli stickers, mi piacciono veramente tanto, non so mai poi dove attaccarli, però li compro. Allora, il primo è questo con la frutta, il gelato, ci sono delle paillette, non so se si vede o vi è cieco, speriamo di no. Poi, il secondo invece è questo con i lama e i ricci, i bradipi, insomma, con gli animaletti che si amano. Poi il più bello di tutti è questo con i gatti, perché io ovviamente sono un amante dei gatti e questo è bellissimo. E l'ultimo stickers è questo qua che è di Natale, è bellissimo perché sono tipo effetto legno, non credo che si riesca a percepire in telecamera, però sono bellissimi. Poi ho ricevuto questa bellissima scatolina natalizia, che era, piena di caramelline. Io sono stata brava, ne ho lasciata una per mostrarvela, però era piena. E queste caramelline sono delle caramelline al mirtillo, credo naturali. Il marchio è questo, insomma, le caramelline erano queste. Caramelline che, ciao, questa me la mangio ora. E la scatolina ovviamente è bellissima, io adoro le scatoline di latte, quindi me la conserverò molto volentieri. Poi ho ricevuto una crema corpo della linea Melograna di La Bioteca Italiana. Della linea Melograna non credo di aver provato niente, però comunque un marchio che non mi dispiace. Ho provato qualcosa come gel doccia, shampoo e balsamo e mi ricordo che mi ero trovata bene, quindi sono contenta di aver ricevuto anche questa crema. Poi ho ricevuto tre campioncini dell'Erbolario Bouquet d'Argento, questo è il bagnoschiuma. Il bagnoschiuma mi era piaciuto molto, il profumo no, perché è troppo forte, mi stuccava tantissimo, ma il bagnoschiuma a me è piaciuto, infatti l'avevo comprato in full size e quindi sono contenta di aver ricevuto anche questo. Ma in realtà io, cioè, lo dico a tutto, ma perché sono veramente contenta di aver ricevuto tutto. Poi ho ricevuto tre bustine di tè, sempre Pompadour, mela d'Oriente, quindi mela e fichi. Una l'ho bevuta, queste altre due ancora no, molto buone, l'avevo già comprato, mi sembra proprio la scatola intera, o addirittura me l'aveva regalata Giulia, non mi ricordo, comunque buonissime, anche queste sono consigliati perché sono molto buoni e saporiti. Poi tre tisane a freddo, queste qui sono dell'Angelica, sgonfiante e digestivo, queste ancora non ho avuto il tempo, il modo di berle perché ho preferito bere quelle più calde, queste, e poi il pezzo forte che è questa qua, la palette, quella di Essence, che ha dei colori bellissimi, vorrei non accecarvi, che sono questi qua. Lo specchiettino purtroppo si è rotto, ma era una cosa che già sapevo, non è stata colpa della spedizione di Giulia o di Giulia, ma quando lei è andata a comprarla era già così, non se n'è accorta, mi ha chiesto se comunque la volevo, io ho detto di sì perché gli ombretti sono intatti e questa palette in realtà la volevo prendere, ma non l'avevo trovata e quindi sono stata felicissima di riceverla. E fatemi sapere se voi l'avete presa, era in edicola qualche tempo fa, è molto molto carina. E poi c'è stato il regalo di Giulia, che era in di Giulia, di Sofia, che è la figlia di Giulia, che era in questa bustina, e all'interno della bustina c'era questo bigliettino che è Gustavo, il loro gatto, che è fa stato fatto da lei, e poi un elastico e una pinzettina per i capelli. E è un regalo che mi ha fatto molto 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 sorridere. Poi, credo che il calendario dell'avvento sia finito. Allora, no, non è vero che è finito. Che
che sciocca. C'era poi il l'asciugamanino, questo qua con unicorno, che ancora non ho aperto, bagnato, utilizzato, perché ho rimesso tutto nel sacchetto in modo da poter fare il video e non scordarmi niente. E poi una cosa molto utile, perché il mio si è rotto, il tempera matite della Avril, appunto per il trucco, utilissimo, e il mio si è rotto, quindi è cascato proprio a fagiolo. Bene, ora ho veramente finito con il calendario dell'avvento di Giulia. Da una mia amica ho ricevuto questa teiera fatta così, che appunto c'è la teiera, la tazzina e il piattino, che ho già utilizzato per bere le tisane di Giulia, ma che ripongo nella scatola perché qua in casa non saprei dove metterla oppure di romperla, quindi la rimetto qua. È molto molto carina. Insieme alla teiera c'era questa spillina di Frida Kahlo, che spero riusciate a vedere, ma non credo. E poi mi aveva fatto, questa sempre la stessa persona, questo segnalibro, che l'ha fatto lei all'uncinetto, è molto carino e lo sto utilizzando. Poi da mamma invece ho ricevuto due cosine. Allora, la prima cosa è una collana, che adesso si è un pochino tutta annodata, eccola qua, una collana con un gatto. C'è questo negozietto vicino casa che mi sembra un Vesto Pazzo, una roba del genere, che fa tutte queste questa bigiotteria, che costa veramente poco ed è molto carina, quindi quest'anno ci siamo un po' fatti a vicenda in famiglia tutti questi regalini di questo negozietto, perché sono molto carini. E poi insieme a quella c'era anche il libro della Bardugo, che è la nona casa, che è un libro che sto leggendo e che volevo da tanto. È un libro che però, poi ve ne parlerò, però nonostante mi stia piacendo, sto facendo fatica a leggerlo proprio per la scrittura, alcune frasi non mi tornano, devo ritornare indietro, rileggerle, sono all'inizio, quindi magari devo ancora entrare nel libro, però per adesso non so, non saprei che dirvi. Ne hanno parlato tutti benissimo, evidentemente sono io stupida che non riesco a capire quello che leggo, non lo so, io poi credo di avere un problema di dislessia, però è la prima volta che mi capita di avere un problema con un tipo di scrittura. Comunque, sempre della stessa autrice, mia sorella mi ha regalato il primo libro della trilogia Grishaverse, questo è Tenebre Osse e Ossa. Spero che non sia così complicato, tra virgolette, l'immersione nel libro come per l'altro, la nona casa, e vi farò sapere anche di questo. Ed infine, sempre mia sorella mi ha regalato una meraviglia, che è La vita invisibile di Eddie LaRue, in questa edizione bellissima con le pagine dorate, fantastica, veramente un'edizione bellissima, proprio esteticamente bella, e anche questo non vedo l'ora di leggerlo. Erano tutti e tre dei libri che volevo da tanto, volevo recuperarli e sono stata molto molto contenta di riceverli. Bene, quindi questi sono stati i miei regali di Natale, fatemi sapere che cosa avete ricevuto voi, come avete passato le feste. Io non sono tipa che fa tanti auguri, cose varie, ormai mi conoscete, ma perché non sento in modo particolare le feste, e poi ogni anno succede qualcosa, come infatti è successo, quindi ecco, non sono una molto che fa video sul Natale, tanti auguri prima e dopo, però non perché non vi voglia bene, ma perché sono fatta proprio così. Però fatemi sapere come avete passato le feste, fatemi sapere che cosa avete ricevuto, e se il video vi è piaciuto lasciate un like, un commento, perché in questo modo mi aiutate a crescere e ad andare avanti. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!